Buonasera, Maurizio Poli, Restart. Eccoci a voi, ancora con una bellissima puntata. Questa sera il cerino sfregato nel buio fa più luce di quella che crediamo, illumina un settore importantissimo, dove gli imprenditori sono veramente coraggiosi, dove gli imprenditori sono eroi. Questa sera parliamo di artigianato, artigianato nella tradizione e artigianato nell'innovazione. Buonasera Valentina. Buonasera a tutti. Ma che bell'abito Valentina! Grazie. Che bella che sei. Ringrazio sempre il negozio Ego Shop di Brescia e per stasera sono stata pettinata dai parrucchieri Onda Verde di Piazza Vittoria Brescia. Quindi salutiamo. Ringraziamo tutti. Come si chiama il mio amico? Sergio Galeri. Sergio, mio amico Sergio. Ciao, grazie Sergio. E stasera gli ospiti sono tanti. Gli ospiti sì, abbiamo due realtà, due aziende e partiamo subito a salutarli. Abbiamo i titolari del panificio Usberti, abbiamo qui Isabella Costa e Italo Usberti, benvenuti, buonasera. Sera. Buonasera. Sera. Le Factotum di Cabà Made in Upcycling, che sono Carla Manfredini e Barbara Casella. Buonasera. Benvenuti. Buonasera. Giusy Biondelli, Your Solution. Buonasera a tutti. Paolo Latorre, Financial Lab. Buonasera, buonasera. Conduce a tutti. Maurizio Poli. Valentina, ma cos'è questa storia qui delle poltrone, che ci siamo allargati sulle poltrone qui? No, ma guardate Paolo, soprattutto guardate Paolo, siamo un tronista di uomini e donne. Se uno fa zapping, mi sa che... Paolo, 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 intervieni, dai. Per le mie corteggiatrici, info@financialclub.it, scrivetemi liberamente, faremo una puntata speciale entro la fine dell'anno con il trono di uomini e donne. Benissimo, ah, okay, ma Paolo vede una cosa diversa questa sera. Sì, perché noi ci siamo incontrati come al solito qualche minuto prima della trasmissione per il nostro comitato di redazione e le nostre ospiti hanno voluto omaggiarci di qualche gioiello e visto che si possono, sono sia da uomo che da donna, guardate il lato ribelle della finanza agevolata. Bello, mi piace. Consulente wild. Con un braccialetto fantastico. Peraltro il tutto è partito da una piccola gaffe perché mi hanno detto che nella comunità gay di Madrid tutti hanno questo braccialetto. Ecco. A Madrid. Saluto Luana, la mia ragazza, è a casa. Buonasera. Luana, tutto ok Luana, tutto a posto Luana. Salutiamola. Ma torniamo a salutare subito gli ospiti, Valentina. Ah, Valentina, i nostri social. Ricordiamo i nostri social per scrivere, domandarci tutto quello che volete ai nostri ospiti, leggeremo le vostre domande in diretta. La nostra pagina Facebook è Restart 2015 e Twitter Our Advisor. Isabella, buonasera. Buonasera. Grazie che siete venuti. Grazie a voi. Questa sera parliamo anche di pane e dintorni, di forneria, sì, di sacrifici. Molti di artigiani, sacrifici. Di coraggio. Sì. Tutte queste cose ci stanno nel panificio? Ci stanno, ci stanno. Amore. Amore, Italo, dopo, prima continuiamo con Isabella. Sì. Dove siete Isabella? Noi siamo a Cremona, in via Mantova 101. Bello. E lavoriamo, diciamo, notte e giorno in questo negozio per produrre le nostre delizie che vendiamo ogni giorno. Le delizie le possiamo già vedere qua, qualcosa, sì, ci hanno portato qui qualcosa sul tavolino. Vedo delle cose splendide che dopo farò parlare Italo su queste cose magnifiche. Io sono stato nella loro forneria, ho visto il backstage loro, ho sentito i profumi, ho visto le cose, ho visto anche l'amore e la passione che ci mette Italo. Italo, grazie che sei qua. Grazie a voi, buonasera. In rappresentanza degli artigiani che in questo momento stanno lottando. Sì. In sì, questo sì. Momento è dura. Stanno andando avanti anche sui gomiti, ma voi ci siete. A che ora ti alzi, Italo? A luna di notte. A luna di notte, signori, a luna di notte. Perché a luna di notte? È a luna di notte perché essendo artigiano, essendo solo, i tempi di lievitazione sono molto lunghi e i bar o le trattorie o i posti che dobbiamo servire, la roba la vogliono alle 7:30, quindi il lavoro è notevole. Cosa prendono i bar la mattina presto? Brioche, panini, prodotti appunto per il bar, salatini e quindi... Li vogliono presto la mattina? Li vogliono presto perché... Caldi, già fatti, pronti da vendere al momento, ecco. Quindi diciamo, anche una parte della tua clientela è questa? Sì, quella, la prima clientela del mattino è questa. E la prima clientela del mattino e tu già a luna sei già sul campo di battaglia? A luna sono lì perché bisogna preparare tutti gli impasti, bisogna farli lievitare, i tempi sono lunghi, come ripeto, e quindi... E ci poi, vuole, ci vuole. E poi torneremo sugli impasti, torneremo a parlare delle materie prime che usi, di, sì, di quello che scegli, della clientela, del calo anche, perché Restart parla anche dei problemi, del calo anche della vendita del pane, dei consumi fatti meno, ma
passo subito a salutare le ragazze di Kabba. Carla, Barbara. Carla e Barbara. Ce la può fare anche Maurizio con questa cosa? Ce la posso fare adesso? Buonasera ragazze, grazie Buonasera. Di essere venute. Grazie a voi. Il vostro mix, la vostra chimica è nata qualcosa adesso con la pari opportunità? Cosa c'è stato? Un corso? Cosa c'è stato? Sì. Abbiamo partecipato a un progetto voluto dalla ministra per le pari opportunità Anna Maria Gandolfi, che era a supporto delle nuove start-up. E io e Carla abbiamo presentato un progetto che è stato selezionato e di conseguenza abbiamo avuto il supporto di professionisti che ci hanno aiutate, insomma, a trovare un po' la nostra strada. A quello che so io, in questo momento, siete il primo progetto che è già partito, già operativo. No, quello sono che so io. Partiti altri. Secondo me. Partiti altri, sì. Però quello che conosco io... C'è una sartoria. Siete sì. Quindi già operative. Già con un negozio. Già un negozio, sì. Già Opla. Su tutti i social. Siamo ovunque, stiamo facendo le prezzemoline. Siete, è giusto perché utilizziamo Artigiani 2.0 in questo momento qua. Esatto. Per farsi conoscere. È molto importante. È importante. Apparire i social, sono molto molto importanti. Anche perché fate cose molto... particolari. Sì. L'arte c'entra, perché qui c'è anche una forma d'arte. Arte e artigianato. Chiamarla arte, visto che sono tutti artisti al giorno d'oggi, secondo me è un po' eccessivo. Al conduttore gli piace chiamarla arte. Chiamiamola arte, allora. Ha visto queste cose qua particolari, per se me è arte. Se al conduttore piace chiamarla arte, ci mettiamo software che è qua dentro, ci mettiamo cuore. Ci mettiamo invettiva. Per me già questo è un passo verso l'arte. Come arte fare quella colomba lì? Come è arte fare quel pane là? Per me già quella è arte, derivante dalla fatica, del sudore degli imprenditori come siete voi. E la trasmissione è intitolata Imprenditori coraggiosi, perché ci vuole coraggio. Coraggio, sì. Assolutamente sì. Anche com'è? Voi vi alzate e andate a letto tardi? E pensate al lavoro? Noi abbiamo degli orari di negozio piuttosto comodi. Però è ovvio che poi abbiamo tutto un lavoro che dobbiamo fare fuori dagli orari di apertura. Il dietro alle quinte non finisce mai. Mai. Il nostro backstage, mattina, esatto. Pomeriggio, sera e notte. Di notte ci svegliamo con delle idee, vero? E poi... Abbiamo avuto ospiti qui, e mi vengono in mente i ragazzi di Royal Tran che salutiamo, la stessa Anna Maria Gandolfi. Anche loro mettono la passione e ci raccontano anche cose simili loro. Sì. Ci vengono idee, ci incontaminiamo a vicenda. Ci contaminiamo, esatto. C'è questa contaminazione virtuosa, ma non solo tra di noi, anche con altre realtà che abbiamo aperto le porte del nostro negozio. C'è proprio una contaminazione di idee, di materiali, è molto bello. Quindi avete girato, quindi girate, andate a vedere. Come sì. Vi siete conosciute? Si può dire? Tu lo sai. Io lo so, sì. Il conduttore, ricordiamolo. Fa finta di non saperlo. Sa sempre tutto il conduttore. Barbara, vai. Barbara, puoi andare. Allora, penso che fossero circa 6 anni fa. E io stavo andando a Milano a vedere una mostra di fotografia e Carla anche. E ci siamo trovate fuori dal bagno del treno. Entrambe volevamo andare in bagno, ma non si apriva la porta. E allora abbiamo fatto di tutto per aprire questa porta. A un certo punto Carla aveva un piede appoggiato e la tirava. Diceva, come non si apre? Si è aperta e c'era? C'era un grandissimo signore, probabilmente un pallacanestrista, non so come si chiama, un cestista dell'NBA, altissimo, grandissimo, che... Chiede più. Esatto. E chi ci ha detto questo è il bagno degli uomini. E da lì è nato amore. Da lì è nata la da lì è nato l'amore. Sì, abbiamo cominciato a ridere e beh, non abbiamo ancora finito. Non abbiamo più finito. Bene, è una cosa bella questa qui, un piccolo aneddoto. Però le cose nascono anche da queste piccole cose che fanno grandi cose, che tracciano poi un percorso imprenditoriale. Assolutamente sì. Perché è questo. Giusy, buonasera. Buonasera a tutti. Cosa dici di queste attività artigianali? Gli artigiani sono importanti? Sì, sì, assolutamente. Cioè, la nostra base parte dagli artigiani, dalle arti, da tutta questa dinamicità, operosità di queste persone che ricordano le nostre attività, anche la base. La volta scorsa abbiamo parlato del settore agricoltura, che l'abbiamo definito il settore primario. Ecco, penso che è quasi alla stessa altezza, perché l'artigiano rappresenta la laboriosità della nostra attività produttiva, ecco. E mi è piaciuta molto la similitudine che hai fatto con i ragazzi di Royal Trunk, perché quando ho conosciuto Kabba ho proprio pensato a loro per l'innovazione, la capacità che hanno
nel proporre una soluzione, una creatività che è tutta. Vedo che c'è anche tu una loro soluzione. Sì, al sì, sì. Anche tu come regista, se le vuoi, puoi inquadrare. Scusate, visto? Ho anche il microfono. Visto, che belli. Però lascia alle ragazze la possibilità di descrivere. Torniamo a Paolo. Paolo, artigiani e finanza agevolata. Allora, innanzitutto, la scorsa puntata, mezza puntata a parlare di nutrie, adesso il basta signore di colore nel bagno del treno, siamo al top. Siamo al top. A Striscia la Notizia ormai, nei nuovi mostri ci siamo dentro, sempre. Spesso l'azienda artigiana viene un po' sottovalutata, tornando seri. In realtà viene sottovalutata perché spesso non ha i numeri che ha in mente il legislatore per poter andare su degli strumenti agevolativi, ma soprattutto negli ultimi anni è un po' cambiata la faccenda, perché ci sono anche dei bandi specifici. Ad esempio, la scorsa settimana è stato pubblicato un bando, secondo me molto interessante, per le aziende artigiane che vogliono partecipare all'Expo. E la cosa interessante è che forse per la prima volta è un bando veramente pensato per le aziende artigiane, per le aziende piccole, per le aziende che vogliono in qualche modo mettersi fuori per la prima volta, perché danno un contributo di 1.500 euro per uno spazio anche piccolo a quello che sarà il Fuori Expo. Quindi non pensa la regione a investimenti da 100.000 euro per avere uno stand enorme all'interno dei padiglioni, ma ad aziende piccole con 2 o 3 dipendenti, come il nostro fornaio, che possono avere un piccolo spazio fuori dall'Expo dove possono promuovere i loro prodotti, non solo in Lombardia, ma in tutto il mondo, visto che ci saranno decine di milioni di visitatori. Come ci diceva Ettore Prandini l'altra volta, sì, arrivavano la previsione a 20 milioni di vendite biglietti. Quindi hai detto bene, Paolo, hai detto molto bene. Le piccole cose rivolte agli artigiani, la piccola cosa del fuori, come c'è il fuori salone, del mobile c'è il fuori Expo. E peraltro, se il plafond di 300.000 euro che ha dato Regione Lombardia per questo piccolo strumento in realtà è praticamente nullo se paragonato alla dimensione tipica delle agevolazioni pubbliche, perché una sola grande impresa 300.000 euro li spende per un'unica iniziativa. Qui con 300.000 euro si fanno contente tante aziende artigiane, si danno tantissime possibilità dei piccoli. Paolo, mi dicono di tenere più il microfono più vicino, scusami, dalla regia, perché dopo l'audio mi sgrida. Nonostante la 30ª puntata non sono ancora capace a parlare. No Paolo, lo so che tu sei scusami Paolo, sono intervenuto. Però mi raccomando, stiamo attenti anche a questi tipi di strumenti. Focalizziamoci, mi è piaciuto questo intervento, che la regione ha messo un po' di intelligenza su questa cosa qua, un po' di attenzione ai piccoli che partono, non solo alle piccole e medie imprese, ma anche agli artigiani che, come vediamo qui abbiamo degli esempi concreti che possiamo toccare, possiamo assaggiare, possiamo indossare. Queste sono le cose che fanno grande anche la comunità e danno lavoro, danno piccoli motori di economia, di prossimità, perché partiamo da un quartiere, arriviamo a una città e espandiamo questa cosa. Perché dico questo, espandiamo? Perché i social aiutano, perché i social fanno trovare la colomba di Italo, perché mi piace o il panettone che lui fa a sotto Natale, perché è artigianale, perché voglio donare alla mia famiglia una cosa particolare, fatta con prodotti, con fatica, con sudore e con eccezionali profumi che non possiamo sentire. Vero Valentina? Io li sento. Hai visto che li senti? Li senti Valentina? Hai visto che tavola che abbiamo qua? Torniamo da noi, torniamo dal panificio. E poi il sorriso, Isabella, è il sorriso e la vendita. E io dico sempre che non basta fare una buonissima torta a paradiso, bisogna anche proporla e venderla. Proporla e venderla in modo che il cliente entri sempre soddisfatto da noi. Perché con un sorriso si riesce sempre a soddisfare proprio le persone. E cerchiamo sempre di migliorarci e di accattivare sempre l'attenzione delle persone. Io vedo sempre perché il nostro settore è sempre in evoluzione. Ah, sì. Sempre si cerca di migliorarci e nel corso degli anni appunto siamo riusciti anche ad ottenere questi piccoli ma grandi risultati nel nostro piccolo negozio. Il tuo piccolo negozio che è una piccola boutique, perché vedo la bancone tutte le volte che vedo, eccolo qua, guarda le colombe, le vediamo, il pane, dopo parliamo con Italo del pane, questo è il tuo piccolo negozio.
Ecco Italo, con i bambini, torneremo a parlare dei bambini che Italo ospita all'interno della sua forneria. Italo, cosa sono questi bambini? Questi qua sono bambini di due classi che portiamo il pane noi a mangiare e le maestre si sono interessate un po' a far vedere a questi bambini come si fa a fare il pane, come si fa a fare le pizze, le focacce, tutte quelle cose lì. E quindi niente, un paio di mesi fa abbiamo iniziato due lunedì, una volta uno, una volta un gruppo di 16. Eccoli qua. Eccoli. E una volta qua il maestro, guardalo qua col cappello, eccolo qua il maestro. Bel maestrone. E niente, il fascino di questi bambini che è andato tanto a me perché loro sono fantastici e stavano lì incuriositi eccoli a vedere qua questa produzione. Sì. Li fai lavorare anche, li fai lavorare. Sì, devono prendere contatto col pane, devono sapere com'è. Che bella questa, che bella. Queste qua sono le specialità di mia moglie. Che buona. Che buona sarà, sicuramente. Giusy dice che è buona. Ecco ancora i bambini. Sempre i bambini che... Questo qua è l'altro banco pieno con le pizze e le focacce che facciamo noi. No, beh, no, ma i bambini mi... I bambini, stavo dicendo, ho perso il filo, scusate. No, ma... vai. E niente, venivano lì, si divertivano e stavano attentissimi. E alcuni si mettevano la mano in bocca per dire l'olio è buono, il pomodoro è buono. Perché essendo questi contatti... E le maestre mi dicevano che queste cose loro non riescono a capire, perché pensano ancora che la gallina si vada a prendere al supermercato. E quindi a insegnargli appunto come si fa a fare il pane, facevo vedere l'impastatrice, gli facevo vedere la lievitazione, davo il lievito in mano, ma puzza, e tutte queste... Sentire questi umori che loro proprio il pane lo vanno a prendere solo al supermercato e basta. Invece qui hanno toccato con mano questa realtà per loro sconosciuta, diciamo. Cioè, perché a te piace questa cosa, eh? Sì, mi dà delle soddisfazioni bellissime. Sì, si vede. Perché... Bellissime, con questi bambini che proprio ti abbracciano, fornaio Italo, poi mandano lì i nonni, mandano lì i genitori a prendere la focaccina del fornaio Italo, li trovi per strada, vi salutano. E non è poco. È una soddisfazione, veramente. Danno... la voglia di andare avanti e continuare a fare questo. Ti danno cose importanti, ha detto due cose importanti. Il bambino assaggia, sente l'olio, sente il pomodoro e dice che sono cose buone. Lì ci sono cose buone, i prodotti, l'origine è buona, è tracciata. Il fornaio ci mette passione, ma usa cose buone per il mio stomaco, per il mio corpo, per il mio fisico. Ma torniamo ai gioielli, torniamo a Caba. Eccoci qua, ma quella collana che vedo lì, della tua... Questa bellissima collana? Questa stupenda collana, che sembra un'alga, sembra una medusa, che cos'è? Allora, il materiale di questa bellissima collana, che sembra un'alga, una medusa, è pelle di bicicletta. Quindi è ricavata da una camera d'aria, da più camere d'aria, di una bicicletta... Alzala un attimo. Che bella! Camere d'aria dismesse, quindi non più in uso perché forate, perché boh. Quella di Paolo, insomma, avete rubato la bici a Paolo. Abbiamo rubato la bici a Paolo. Era la sua casa. Era la sua, scusa. E ne abbiamo fatto un gioiello dei gioielli. E quella di Giusy cos'è? Il braccialetto di Giusy che vediamo? Braccialetto di Giusy, anche questa è camera d'aria. Camera d'aria, fermali un attimo che se la regia questa riesce. Questa è camera d'aria. Questa è ricavata da una vecchia collana. I pezzi fatta con dei pezzi di legno, con delle perle in legno, quindi l'abbiamo riusata perché la nostra filosofia è proprio questa. Bello. Che un oggetto abbia... E l'altro invece che sta vedendo... Questo è un cucchiaio. Sì. È un vecchio cucchiaio, un ex cucchiaio recuperato e trasformato in braccialetto. Che bello, complimenti. Tendenzialmente si tratta sia di fare cose belle e sia di fare anche noi delle cose buone, che non si possono mangiare. Certo. Però vanno a rispettare quello che è un attimino la sostenibilità, l'ambiente. Smaltire queste è un processo lungo e comunque dispendioso. Con un grande peso. Esatto, ha un grosso peso in natura. C'è un sistema di misurazione della bontà di un prodotto. In CO2, in consumo di CO2 che viene... Ma si chiama lo zaino ecologico. Lo zaino, sì. Esatto, che ci dice il peso in natura che ciascun prodotto porta con sé. Riciclare a volte è dispendioso, recuperare, riusare meno. In inglese upcycling? Upcycling. Upcycling. E cos'è quella roba lì?
Questa è sempre camera d'aria. Camera d'aria arrotolata e infilata. Questi sono due fili. Che belli. Sì. Sì. Complimenti per l'idea, per sì, la trasformazione, grazie, degli oggetti inanimati in qualcosa di elegante, se portato. E poi sono tutti pezzi unici. Ah. Nel senso che difficilmente replichiamo lo stesso prodotto, quasi mai, ma anche perché ci annoiamo. Anche rifacendo lo stesso pezzo, proprio essendo un prodotto artigianale, un panino non verrà mai uguale a un altro panino. Italo, esatto. È vero? È vero. La stessa cosa vale per i nostri gioielli. Una damigella che gira per Brescia o per l'Italia, non trovo un'altra che ha l'oggetto simile da voi. No, importante questo, sì, eh? Sì. Valentina, che dici? Sì, sono pezzi che mi hanno molto colpita, infatti anche prima guardavo, sono geniali perché comunque bisogna vedere dalla camera d'aria che cosa si può trasformare, cosa può diventare e non è semplice. Quindi esageriamo che dicevano, togli dal marmo un grande, diceva, togli la parte in più e viene fuori l'opera d'arte, giusto? Sì. Qui voi togliete la parte in più che c'è negli oggetti e li trasformate, siamo a questo livello? Sì. Se non è arte questa? Sì, grazie. Questa è la capacità. Josie, io solution per queste start-up, per queste aziende. Tradizione e 2.0. Innovazione a 2.0 e la tradizione che cambia, che però c'è e resiste. Io solution per queste aziende. Io solution segue anche queste tipologie di progetti, anche perché questi sono, come dicevo prima, sono la base delle attività, dell'operosità del nostro artigianato. E qui però abbiamo l'esempio di due microimprese, siamo nelle realtà del microcredito. Ovviamente è un pochino più faticoso per realtà come queste avere la forza, l'energia di poter comunicare il loro progetto, perché comunque sono attività veramente micro. Però è importante perché comunque c'è molta attenzione anche da parte del settore del credito ordinario, quindi assolutamente importante sia per le attività come quelle di Italo che come quelle delle ragazze di Cabà, pianificare, come abbiamo sempre detto, per tutte le nostre attività, proprio perché pur essendo micro realtà, l'abbiamo detto all'inizio, l'importanza della comunicazione, quindi di poter promuovere la propria attività attraverso i social, attraverso i nuovi canali di comunicazione, richiede comunque degli investimenti, un sito web piuttosto che la diffusione, l'e-commerce nel caso comunque. Le seguite sull'e-commerce? Sì, c'è qualche cosa? Sì, assolutamente, ci sono delle soluzioni per iniziare, anche soluzioni da condividere, cioè per non dover sopportare necessariamente tutto l'investimento di una piattaforma, ma appoggiarsi su una piattaforma un pochino più strutturata in condivisione con qualcuno. Che con pagamenti sicuri? Certo, attraverso il pagamento sicuro, quindi con carta di credito o piuttosto che altri strumenti che normalmente noi usiamo per prenotare un volo aereo. Ecco. Ricordiamo che i dati per milioni di euro sull'e-commerce sono enormi. Beh, poi assolutamente ormai è un approccio all'acquisto della nuova generazione che è molto diffuso, cioè dal momento che un cliente è interessato a poter comprare questo tipo di prodotti può tranquillamente farlo tramite internet. Paolo, e-commerce, quindi... E-commerce, strumenti agevolativi di prossima apertura, speriamo, perché il strumento più importante sulle misure legate all'informatica è un voucher digitalizzazione che ad oggi, 11 marzo, non è ancora stato pubblicato, non è ancora tutti gli effetti operativo, anche se in realtà il decreto è firmato, però sarà un altro strumento molto largo, molto ampio, perché permetterà a qualsiasi tipo di azienda di avere un contributo a fondo perduto del 50% per un massimo di contributo di 10.000 euro, su tutti gli investimenti che sono legati in qualche modo alla parte informatica. Sulla parte e-commerce non riguarda tanto le aziende di questa sera, però c'è già uno strumento operativo che è tutto quello che riguarda la commercializzazione attraverso l'IT, quindi l'e-commerce, di tutto quella che è la filiera agroalimentare, quindi aziende agricole e agroindustrie che vogliono iniziare a vendere in internet. C'è un credito d'imposta del 40% fino a 40.000 euro con la misura Campo Libero. Sentendo
un ragionamento delle ragazze, mi è venuto in mente che anch'io sono un artista, perché effettivamente anch'io non scrivo mai un progetto. Anch'io non scrivo mai un progetto uguale all'altro. Il pane non c'è mai un panino uguale al precedente, non c'è mai una collana uguale a quella prima. Che non è così? Ma anch'io sono un artista allora a questo punto. Quindi chiamami artista, visto che hai voluto chiamarti artista. Prendo l'occasione perché anche per Your Solution le soluzioni sono su misura, per cui neanche noi abbiamo le soluzioni. Valentina, l'unico veramente che è rimasto fuori sono io, perché qui... Vabbè, anch'io. Valentina, sei rimasto io e te qui. Niente artisti. Non artisti. Però nel mondo artistico ti vedo. I social spingono molto Valentina, like, che bella che sei, eccetera. Ma torniamo da Isabella. Isabella, siamo vicini a Pasqua. A Pasqua, sì. Cosa c'è? Vedo delle colombe che volano. Delle da te, colombe, piccole, perché sì, i nostri clienti amano molto la nostra colomba. Che bella tavola che ci hai portato qua, Isabella. Sì, una parte della... Guarda che belle colombe. C'è una signora addirittura che tutti gli anni viene e mi dice: non è Pasqua senza la vostra colomba. Che bella questa colomba. E questa è una frase bellissima che mi resterà sempre nel cuore, perché questa signora sia a Natale che a Pasqua viene... Che bella, che bella dall'altra parte della città, cioè viene proprio opposta da noi. Vuol dire questo. Perché è una lievitazione naturale, perché è molto digeribile, perché ha un'ottima cottura, perché potremmo proprio andare avanti a trovare mille pregi a questa colomba, che veramente viene amata dai nostri clienti. A partire dai prodotti, vero Italo? I prodotti. Sì, sì. Quanti prodotti ci vogliono per fare quella colomba lì, Paolo? Quante cose ci bisogna mettere insieme? Quella colomba lì, sì. Dunque, inizio il primo impasto che è fatto... No, ma come prodotti? Dopo mi dici come fai. Come prodotti? Le mandorle, lo zucchero... Ma mandorle, zucchero, albume, uova, aromi, farina, lievito madre... Chi più ne ha più ne metta. E poi il gusto che cambia. Il cioccolato magari. Il cioccolato, faccio quel tipo qua... con le gocce al limone, poi faccio gianduia e marron glacé e in più faccio l'ultima dell'anno scorso con crème caramel e sale rosa di Ravenna. Sale rosa di Ravenna? Sì. Smettiamola con sale rosa dell'Himalaya. Sale rosa di Ravenna. Porco cane. La prima volta ho usato l'Himalaya perché non trovavo quelle di Ravenna. Adesso ho trovato un fornitore, sì. Mi dà quel sale rosa di Ravenna che, siccome è un po' grossolano, lo macino io e poi lo miscelo nell'impasto. Quindi quanti componenti che c'è all'interno della colomba? Sì. E poi quanto tempo per farla, perché ci vuole una giornata intera. Una giornata per fare una colomba? Il primo impasto lo inizio la sera alle 7, che è fatto con farina, e un pizzico di lievito, acqua e burro. Poi sta lì 12 ore e il giorno dopo, dalla sera alle 7, alle 8 del giorno dopo faccio l'altro impasto che caccio dentro appunto, Caccio va bene. Metto dentro gli altri aromi, tra ancora burro, albumi. Le tue mani possono cacciare quello che vogliono, se i prodotti sono quelli va benissimo. Che faccio notare che non uso le uova, quelle in brick, ma 180 uova in un impasto, le divido io una alla volta. 180 uova in un impasto? Sì, e le divido io dall'albume a... In un impasto quante colombe vengono fuori di solito? Vengono fuori 50 colombe ogni impasto, 50 colombe 180 ogni impasto. E le rompi tu? Le rompo io a mano, ancora come una volta. E poi bisogna stare attenti perché altrimenti il tuo orlo si rompe. Una ci mette una mezz'oretta, tanto che faccio tutto il resto. Intanto che fai tutto il resto. Poi le faccio impastare, poi dopo sta lì un'altra ora e mezza a lievitare in cella. Poi tiro fuori, faccio i pezzi, le divido. Insomma, le inforno il pomeriggio alle 4 e mezza, alle 5 e alle 6 e mezza escono. Qua sono tutti svenuti qui a sentire questa cosa. Sì. Sì. C'è Barbara che l'ho vista già. È una cena. Sì, è proprio una lavoro. Però quando escono così io riparto felice. Subito. Ti dà energia per ripartire. Sì, e invece là sono i biscotti della mia nonna Lucia che li faceva lei, perché 4 generazioni che siamo fornai noi. 4 generazioni? 4 generazioni di fornai. Alla faccia del passaggio generazionale. Qui sì. Giusi il passaggio generazionale, 4 generazioni, bellissimo. Qui è ancora la ricetta che faceva mia nonna di quei biscotti lì. Come si chiamano quei biscotti? Hanno un nome. Sono i biscotti della nonna Lucia, che è la mia nonna paterna, è stata lei, diciamo, la seconda generazione di fornai.
Là c'è la torta paradiso, che è ancora quella lì che dicevo. Ma non mi dici il segreto dei biscotti? Il segreto della I segreti dei biscotti sono buoni. Sono buoni, bellissimi. Burro. Questo da scrivere. Burro, vale. Uova, zucchero. Ecco che sono i quadrati. Poi la torta paradiso, ecco la torta paradiso, quella è la ricetta vecchia di mia nonna, non cambiata in niente, appunto. E il pane anche. Il pane ho cercato di fare qualcosa di nuovo io, come quel rustichello lì, sì, che è fatto con farina di semola di grano duro, sì, tipo Altamura. Sì. Con una miscela inventata da me, e viene apprezzato. Poco salato, perché poco sale. Bisogna mettere poco sale, perché, ma non tanto per la salute, per il gusto del pane. Se fatto con i prodotti giusti, il sale tira via il gusto del pane, poi non permette una bella lievitazione. Quindi quello che ci appoggi sul pane, quando faccio salumi, la scarpetta, ecco, col pomodoro, la base, o l'olio crudo. O la bruschetta, così, con quel pane lì esalta proprio la qualità del pane. E i profumi si esaltano. E i profumi si esaltano, tutto, tutto, insomma, è la lavorazione. Quanti che... tipi di pane fai, Italo? Pasta dura, che è il sistema vecchio di pane di una volta, con... però non metto lo strutto, metto l'olio, ecco, perché rimane più olio extravergine. Extravergine. Poi facciamo le ciabatte, beh, la ciabatta polesana che, diciamo, è iniziata 30 anni fa, è subentrata la micchetta, che la micchetta non è più che vada molto. Poi faccio quel rustichello, faccio pane integrale, pane di soia, pane multicereali. Praticamente è un mondo. Il mondo. È un mondo, è un mondo. È un mondo. Però dopo più di tanto non faccio, perché sono da solo, quindi... Sì, no, beh, non mi sembra È già ragazzi, qualcosa. Che, cosa dite? Fa già abbastanza anche da punto dopo di mi vista. Alzo al mattino che sono un po' stanco, poi arrivo mezzogiorno l'una che sono freschissimo, perché... Ale. La soddisfazione è quella lì, mi dà la vita proprio. E voi che aprite il negozio la mattina? Alle 10. Alle 10? Con calma. Con calma? Sì. Il nostro target è diverso, non vengono a mangiare. Ovvio. Ovvio. Il superfluo è da quell'ora in poi che va. Per lo shopping. Esatto, bravissima. Per lo shopping dalle 10 in poi. Le signore apprezzano? Cominciano a apprezzare? Sì, cominciano sì. A conoscervi? Abbiamo un target trasversale che non è di settore, certo. Non è la persona con un'etica particolare che viene. Ragazzine giovani, esatto, di tutto. Di tutto. Sì. Siamo rimaste anche un po' stupite all'inizio, perché essendo un prodotto nuovo era un po' difficile collocarlo sul mercato. Avevamo fatto delle ricerche, ma su altri paesi, perché in Italia non è ancora molto non commercializzato. Se no, magari sulle bancarelle, mercatini. È ancora... Avete una cosa importante, avete fatto una ricerca, quindi sì. Un business plan? Sì, certo. Sì, assolutamente sì, non siamo anche partite. Perché nel progetto era fondamentale presentarlo. E quindi nel business plan avete fatto là? Giusy avrà fatto là? Là? Hanno fatto l'analisi SWOT, ma se anche non l'hanno fatta l'hanno fatta uguale. L'hanno fatta uguale. Per essere riuscite a questo punto ad aver presentato il progetto, aver aperto il negozio, sì, ed essere dove sono... Se non l'hanno scritta, ce l'hanno chiara in testa. E nel cuore penso queste cose qua? Sì, poi siamo anche un po' incoscienti, però. Si chiama imprenditore. Abbiamo, sì. Non si chiama incoscienza. No, infatti. Si chiama imprenditore che ma non è incoscienza, è una leggerezza. Sì. È una leggerezza che però permesso. Ci serve. Serve per affrontare. Serve. Piedi per terra, sì, per l'oggettività, sì, la creatività, ma poi bisogna buttarsi. Sì, ma poi sì, spezziamo una lancia a favore di questa crisi. Mm-hmm. Questa crisi per cui c'è questa grandissima depressione. Attenzione, perché la crisi si può leggere in due modi, dà anche molte opportunità. Il negozio che noi abbiamo aperto, l'affitto, c'era proibitivo. Anni addietro non avremmo mai potuto aprire questo negozio. Adesso gli affitti si sono abbassati, per cui... Anche da lì possono nascere opportunità. E siete nel centro storico di Brescia, sì, eh? Dove siete esattamente? Noi nel centro storico. Siamo in via San Faustino, che era comunque... Numero? 27. Era una vecchia strada, è una strada che una volta era prettamente artigianale, c'erano tutte botteghe artigiane, quindi l'abbiamo scelta un po' anche per quello, anche per il fatto che io abito lì praticamente, e mi è molto lei comodo. Lei abita lì. Ma... Però c'era anche questo lato un po' romantico di stare su questa strada, che è una delle strade storiche di Brescia, dove conosciamo bene. Si respira l'aria del quartierino. Ancora. Esatto. Poi c'è anche un bel passaggio. Sì, di... sì, c'è un buon passaggio. Poi diciamo sì, un segreto, Paolo per la cena di Natale ci ha portato lì in uno di quei localacci e ci ha offerto... Dove siete andati? Andiamo là. Si può dire? No, ma te lo passiamo? Te lo passiamo. È una puntata un po' naif questa qui, però va bene. Va bene. Va bene. Almeno una volta ogni 10, però dobbiamo farlo una puntata così, sì, perché è veramente una puntata fantastica dove siamo tutti rilassati. Sì. Sarà anche merito delle poltrone. No, comunque, sì,
Quello che dicevano le ragazze è verissimo, ma vale per l'ambito artigianale, vale per il commercio, ma vale per qualsiasi tipo di attività, soprattutto per i ragazzi giovani. Un momento di confusione, un momento di crisi permette sicuramente l'opportunità. Noi stessi, se la Financial Club non esisterebbe, se non ci fossero stati una serie di percorsi che hanno messo in difficoltà delle altre società che fanno un lavoro simile al nostro, perché le opportunità si sono aperte, perché qualcuno ha chiuso, allora noi siamo riusciti ad inserirci. Quindi, in teoria, lo dicevamo anche la scorsa puntata, un po' di luce in fondo al tunnel la vediamo. Speriamo che non sia il treno, però un po' di luce in fondo al tunnel la vediamo. Io credo che questo sia effettivamente un buon momento per fare impresa, un buon momento per mettersi in gioco e per iniziare delle attività imprenditoriali, oppure per andare avanti con successo con delle attività che hanno quattro generazioni di storia. Quattro generazioni di storia è impressionante, Isabella. Vorrei vedere se la regia intanto prepara. Isabella, nel negozio c'è una fotografia che hai portato. Eccola qua, guarda che bella che sei. Track. In mezzo tutti i miei panini. Tutti i tuoi panini la mattina, eccole qua, queste sono le colombe. Sono le colombe, sì. Dopo le varie levitazioni, sono le brioche. Oh mamma, per i bar. Ma è una tortura questa puntata. Questa è la crostata. No, la Linzer. La Linzer, Alto Atesina. Questa qua ho imparato a farla tramite un nostro amico che ha un ristorante là. Guarda che belli che siete. Ho trovato un fornitore che mi porta le nocciole, la farina di nocciole, faccio quella lì. Che è fatta con la base di farina di nocciole. Farina di nocciole e ribes rosso miscelato con una farina nostra. E è una torta che ha preso piede. Questa qua è la sbrisolona che facciamo noi con sul cioccolato. Sbrisolona con cioccolato, sì. Praticamente il pubblico è già svenuto tutti quanti a casa. Quindi anche in studio. Anche in studio. E poi, se posso... Eccola qua con la tua tutta storta? Sì. Sì, ma la vedo. Se posso parlare di quel discorso della focaccia con i ciccioli? No, non la puoi parlare. Quella è una cosa segreta perché il conduttore è stato corrotto e quindi non possiamo, la corruzione arriva a tutti i livelli. È reato, però devo dire una cosa bellissima. Sono andato a trovarlo e la prima cosa che mi ha fatto mentre ero lì che aspettavo Isabella dice: posso farti un omaggio? Posso regalarti questa cosa? E mi ha regalato la focaccia con i ciccioli. Dico, ma perché? Grazie, la accetto molto volentieri. Che profumo. Perché la regalai? Non solo a me? Perché la tradizione anche questa di famiglia, di mio papà, che l'ha imparata da mio nonno, è per Sant'Antonio, 17 gennaio. Sant'Antonio che è? 17 gennaio, patrono degli animali, eccetera. Si ammazzava il maiale. Io vengo da un paesino piccolissimo, 3.000 abitanti, e c'era questa tradizione appunto che si faceva la focaccia con i ciccioli, mio papà e mio zio, e mi ha sempre detto, la devi offrire un domani quando lo farei te, si offriva ai bar o alle trattorie, le quali offrivano a pezzetti agli avventori, che bevevano vino, mangiavano quello che c'era, e da allora ho mantenuto questa tradizione, e quando la faccio ho cominciato a farla conoscere anche a Cremona, e la regalo a quei bar che ho vicini, e loro lo offrono ai clienti, e per me è il massimo anche questo qua della tradizione, tradizione che si porta avanti. Che ma i ciccioli cosa sono? I ciccioli sono il grasso dell'animale fatto bollire, sì. E che poi la parte che si liquefa è lo strutto, sì. E la parte che rimane è il cicciolo, sì. Che ho capito che stamattina parlavo con un bresciano, lo chiamano la grepula qua. Noi in Brescia si chiamano grepule, bravo. E noi mantovani gripula, quindi... Ecco. Praticamente siamo lì. La sonorità... E poi per Sant'Antonio... Ci vedono in tutto il nord Italia. È meglio che non diciamo come la chiamano a Cremona. Graton. Come la chiamano a Cremona? Graton. Va bene. Anche però la parte è sempre quella lì, insomma. E per Sant'Antonio si offriva questa e poi si bruciava il falò di sera, che c'era la... Perché si bruciava il falò? Perché si bruciava per vedere in base a... Raccontala. E niente, si bruciava il falò perché i contadini in base con le faville che saltavano per aria, volavano, sì. Per aria, vedevano dove andavano, a destra, a sinistra, se il fuoco era ben vigoroso oppure no, e la nata agraria dipendeva la da questo. La nata agraria dipendeva da questo. Quante cose che sa che anche qui. Sì, le so anch'io ma non riesco a esprimermi. Comunque quella lì che si cantava anche una canzone, che poi non la canto, no. Però erano quelle tradizioni che oramai...
Si sta perdendo, si sta Isabella, perdendo. Isabella, come riusciamo a contenere Italo? Come fai a contenere Italo? È veramente difficile. È la sua forza, la sua vitalità, la sua capacità di fare. La sua energia trascina. Poi saluta tutti quando arriva in negozio, ha relazioni con tutti, lo vedo felice. È molto contagioso. Lo vedo, anche i clienti sono contenti. Sì, molto. Da questa carica. Da molta carica, è vero. Da quanti anni siete sposati? 28. Però... 28. 29 sì. Fra qualche mese. Ecco, 29. Auguri, ragazzi. Dai. Auguri. Torniamo invece dalle ragazze. Il vostro matrimonio dal punto di vista imprenditoriale. Da sposati noi. Imprenditoriale. E soprattutto il nostro anniversario, quando è? Quando è il vostro anniversario? E cosa mi regali? Eccolo. Una camera d'aria. Una camera d'aria. Sporca da lavare. Ho visto anche l'anello, però. Questo? Sì. Sì, è un bottone. È un bottone? Esatto. Ricavato da un vecchio catalogo di bottoni degli anni 60 che abbiamo trovato e ricreato. Quindi c'è anche una ricerca particolare che fa. Ma io ho una domanda per voi ragazze. Sì. Dove reperite tutto questo materiale? E ne aggiungo una io. Ecco. Come lo trattano questo materiale per il riuso? Il materiale lo reperiamo ovunque. Ovunque nel senso che io avevo questo vecchio lampadario in cristallo che un'idea dopo l'altra notturna è stato smantellato. Per cui vediamo l'oggetto ormai in funzione di quello che potrebbe diventare, tipo vedendo il nostro conduttore, le scarpe, i lacci delle sue scarpe potrebbero diventare dei gioielli. Anche i lacci? Per cui c'è proprio... Hai la tua cravatta, gli occhiali, poi con gli occhiali la cravatta? Visto, sì, è bellissima la mia cravatta. Con la cravatta si potrebbe disfare, è seta sicuramente, con la cravatta si vede, quindi si potrebbero ricavare. Ha un futuro la cravatta. C'è una guerra in atto, qualsiasi mi lasciate a Paolo la guerra dei fazzolettini? Per cui poi i materiali vengono trattati in base appunto al materiale stesso, la camera d'aria. Aria che messa così non ha comunque problemi di tossicità perché non ha uso alimentare, però viene trattata in modo segreto e non lo diciamo qua, lavata con alcuni prodotti e poi trattata a una manutenzione, cioè si mette perché non si secchi della crema per mani. Ah. Lì viene messa questa crema in modo che rimanga sempre molto morbida. Sì. Bellissima cosa. Anche quando l'acquistano consigliamo sempre di trattarla con della crema idratante proprio perché si ammorbidisce. E i bottoni invece? Bottoni sono bottoni. Però, trovare un catalogo degli anni 60 dei bottoni è una ricerca. Sì. Ma addirittura in una vecchia filanda avevamo trovato dei cataloghi da cui abbiamo ricavato una vecchia filanda bruciata sul lago. Abbiamo ricavato delle scatole da questi cataloghi. Perché noi facciamo tutto, anche le confezioni dei nostri prodotti. Che si chiamano? Packaging. Non lo compriamo, ma li facciamo. Tutto. Abbiamo comprato solo alcune cose che usiamo e sono delle scatole per mettere le torte. Perché così abbiamo pensato che le persone le possono poi riutilizzare, quindi mettiamo le collane nei portatorte e come confezione diamo quella. È una congiunzione tra noi e loro. Esatto. Ci siamo invitati assieme. Sì. Poi nel mio paese c'era anche Sant'Antonio come santo patrono. Cioè, c'è ancora. Darwin, quindi l'anello di congiunzione. Esatto. Andiamo avanti su questo tema che mi affascina moltissimo, ma andiamo sicuramente anche mi avete detto che avete appena fatto una sfilata a Brescia. È andata benissimo. Dove l'avete fatta che non lo so? L'abbiamo fatta al Bistro Popolare, sì? Che è questo posto che ha aperto la cooperativa La Rete, sì? E è un bistro dove lavorano varie persone e anche persone con svantaggio e inserimenti lavorativi. È un posto molto bello, tra l'altro, anche salutiamoli. Sì, li salutiamo e li ringraziamo anche. Andateci perché si mangia veramente bene. Si mangia molto bene. Bene, mi piace. A prezzi, tra l'altro, veramente ottimi. Dove sono? Sono in Via Industriale, che è una via vicino a Via Milano, sì? Di fronte vicino al centro sociale, di fronte al Lasciamo anche la gente su internet vada e cerchi, industriale e cerchi, comunque e cerchi. Bella cosa. Sì, è stata apprezzato il bello, cosa. Molto bello, ci è piaciuto tanto. Sì, poi a proposito di contaminazioni, la nostra sfilata è stata possibile anche grazie a partner che ci hanno finanziato. Privati e aiutato. E aiutato. Sì, sì. Quindi un crowdfunding privato. Assolutamente crowdfunding privato. Sì. Abbiamo avuto anche una makeup artist di fama nazionale, molto molto Alessandra brava. Alessandra Barlam, diciamo il nome. Sì, Alessandra Barlam. Bene, salutiamo. Universal Beauty Boutique. E chi ci sta ascoltando, il crowdfunding è la piattaforma internet in cui si mette il progetto, lo si fa quotare, dice io voglio fare questo progetto e tutti sono liberi di poter... Anche qua la crisi dà il via a vari piani B, C, D e... Quindi il crowdfunding c'è e dà la possibilità di raccogliere Sì, di raccogliere fondi. Quindi se l'idea è buona. Quindi l'ascensore che porta verso
dal punto di vista economico da questo microcredito sì. moderno, giusto Giusy? Sì, sì. Quindi anche perché... microcredito, ma anche la tutela di questi signori qua. Sì, l'ha introdotto prima l'argomento Italo dicendo che è la quarta generazione di fornai, per cui comunque il passaggio generazionale all'interno di questa, di questo progetto di artigianato è stato, diciamo, un passaggio fondamentale proprio sia per le tradizioni, per l'approccio, per i segreti di cui ci ha parlato prima, per i segreti delle ricette e poi l'approccio anche moderno di cui parlava Isabella, quindi il saper accogliere il cliente, quindi tutta la parte, diciamo, di accoglienza e di cambiamento relativa al contesto anche d'epoca della situazione attuale. Sicuramente il passaggio generazionale in queste attività è fondamentale, perché disperdere risorse in queste attività, in questi progetti artigianali, è pericoloso, rischia di mettere a repentaglio il progetto, quindi pianificare piuttosto che progettare o programmare una continuità, quindi chi continuerà dopo di me, chi comunque tutelare il mio lavoro attraverso la copertura di alcuni rischi, quindi la banale, come abbiamo già detto altre volte, la banale polizza vita piuttosto che altre soluzioni di tutela, di assicurazione contro i rischi che possono diciamo mettere a repentaglio la propria attività, è fondamentale pianificarlo. Quindi un check-up fatto ad hoc. Pensiamo solo, la domanda, io lo so perché con Isabella abbiamo già parlato, però se solo ad Italo dovesse succedere un inconveniente, ma banale, cioè del tipo deve assentarsi per 2 giorni per un aggiornamento piuttosto che andare per un proprio impegno familiare, io non so come possano proseguire la loro attività. Quindi avere magari un alter ego, un affiancarsi con qualcuno che possa dare continuità a quella che è l'artigianato. Quindi che... posso costruirmi dal punto di vista economico, pianificare anche queste cose con piccole somme per vedere nei momenti certo. che, in cui l'attività... In cui l'attività ha necessità di accedere a queste somme per la propria continuità. Quindi personale, una pianificazione personale aziendale Your Solution ha gli strumenti per poter suggerire. Certo, l'abbiamo già detto, Your Solution è qui per valutare ogni singola posizione, perché come abbiamo detto prima ironicamente siamo dei piccoli artisti anche noi, nel senso che non facciamo una soluzione uguale all'altra, ogni singola situazione va valutata, va analizzata, perché ognuno ha le proprie specificità, soprattutto nell'artigianato, ognuno ha le proprie specificità e le proprie esigenze familiari e d'azienda, dove per aziende piccola, grande, micro, e soprattutto perché serve per il futuro, per la continuità di questa azienda. Io parlo sempre di continuità, parlo sempre di patrimonio, dove il patrimonio non sono sempre solo banalmente i soldi, anche se non è tanto banale, ma il patrimonio è proprio il business che ci sta dietro e la produzione di ricchezze e di valore. L'abbiamo Grazie, detto Giulia. Tante volte. Grazie. Paolo? Mi collego al tema del riciclo perché... in dimensioni un po' più strutturate, però è un tema che è molto importante anche per la comunità europea, visto che uno dei bandi principali è il bando Life Plus, che con un taglio di progetto, diciamo, dal 500.000 di euro al 1.000.000 di euro, quindi un taglio un po' più strutturato, va sicuramente sull'azienda manifatturiera, però premia i nuovi progetti orientati al riciclo, perché effettivamente è una tematica che soprattutto in determinati ambiti, e quello della gomma è proprio uno di questi, è sicuramente sentita a livello comunitario. Quindi sicuramente dal punto di vista estetico sono belli, ma sicuramente il tema e il filone è quello giusto, perché l'ambito del riciclo è quello che sicuramente sarà spinto nei ma prossimi anni. C'è anche un sentimento positivo tra la gente, tra le persone, è sul riutilizzo delle cose. Assolutamente. Nella tradizione che ci parlava prima Italo, ma qui abbiamo il riutilizzo delle cose che prendono nuova vita, nuovo slancio, nuova vitalità, indossate, portate e gestite, perché le cose sono come si indossano, come si portano. Il portamento fa diventare una cosa anche non di valore, ma preziosa. Vero? Vero Valentina? Sì. Come si indossa un abito? È sempre chi lo indossa. Chi fa la differenza? Ecco, salutiamo Ego Shop, che devo sgridare, ma sgriderò a parte in un altro momento, perché non si fa vedere, voglio registrare una... La Marta non si fa vedere. La Marta ha paura del lupo cattivo, penso. Isabella? Eccoci qua ancora con la forneria.
Certo. Ma quante ore fai nella forneria, vai da bene? Ne faccio tante, ma anche Italo ne fa tante. Sì, ma voglio te adesso, voglio te, perché Italo lo so il fornaio, ma il suo braccio destro. Oh. È vero, sempre presente. Sempre presente. Sempre presente, sempre attiva. E cosa ti dicono i clienti del pane? Cosa cercano adesso il pane? È vero che c'è questo piccolo calo nel consumo, Isabella? Sì, c'è un piccolo calo, perché rispetto a qualche decennio fa si puntava di più sulla quantità. Sulla sostanza? Sì. Ma invece adesso sulla qualità, soprattutto. Noi riusciamo anche a fornire ai nostri clienti tutto, il pane che può soddisfare tutti i momenti della giornata, dalla colazione allo spuntino al pranzo di lavoro. Bello. Perciò riusciamo a coprire buona fascia degli orari di lavoro che facciamo all'interno del nostro negozio. Poi avete tu, uno viene dentro, si fa un panino, ci avete anche da fargli un panino, visto? Sì. Proprio come una volta. Come una volta, sì. Come una volta. È un negozio di una volta questo sì. qui, perché ho visto, dice voglio il panino caldo con la sì. mortadella, e questo che qui? È un must, vero, sì. ragazze? Must, è un must, sì. panino caldo con mortadella. Sì, sì, sì. E apprezzato ovunque. E certo. E da lì vengono. E rispetto ai bar o alle paninoteche, noi riusciamo a dare il panino che è un pane fresco e che possono sceglierlo a seconda di come lo vogliono, morbido, secco, di diverse pezzature. E perciò il cliente ha questa scelta non solo di qualità, di freschezza, ma anche in modo, cioè esce dal negozio che ha speso anche poco. E non è poco, eh? E non è poco. Ho visto sì. i prezzi sono contenuti, certo. non sono esagerati, data la possibilità di accedere a queste cose. Ho visto adesso che sta nascendo anche in varie città, ve lo lancio così, non ne abbiamo parlato di questa cosa. C'è, come a Napoli, vero Paolo, vero Giusy, c'è il caffè sospeso, dove sì, esattamente. La tradizione, Giusy, che cos'è? Il caffè sospeso è qualcuno che va al bar e lascia il caffè pagato per qualcun altro che passa per da bere. Stanno cominciando a farlo anche nelle fornerie? Esattamente. In cui clienti lasciano un sacchettino, comprano? Esatto, comprano e lasciano lì all'interno della forneria in un cesto per coloro che passano e hanno necessità. Io te la tralancio questa cosa qua. Magari non sempre, magari per un periodo. O sotto Pasqua, o sotto Natale, ma il pane anche, è sospeso. Anche tutto il tempo dell'anno, perché c'è gente che veramente ha bisogno. Quindi Italo, vediamo, te la lancio questa cosa, non sì, abbiamo sì, parlato, sì. sinceramente, a chi ci ascolta, potrebbe essere questa cosa, il pane sospeso per il tuo negozio? Può essere un'idea, perché appunto, anche ritornando al discorso... Chi può, compra un filone del tuo pane ottimo, e lo lascia lì. Un sacchettino a Isabella, che farà un piccolo angolo, e dice, sì. questo è a disposizione. No, bellissima idea. Sì. No, perché ho notato, posso? Certo, io. Ho notato che, come dicevano loro, con la crisi, con i problemi che ci sono, lavorando soprattutto con la qualità, quello che noi facciamo, la gente viene una volta in meno, però viene da noi perché il prodotto lo vuol buono. Un euro in più, due euro in più non contano. La crisi ti mette in condizioni di esaltare le tue qualità di lavoro. Di artigiano. Di artigiano, sì. Quindi, l'abbiamo notato noi in questi ultimi anni che sia colombe sia panettoni, nonostante non abbia dei prezzi accessibilissimi, perché purtroppo il lavoro comporta dei prezzi un po' più alti, però la gente viene una volta in meno. Posso comprare una colomba in meno e gustarne sì. una di artigianato, giusto? Sì, perché i clienti come me l'hanno detto. Come con i gioielli, posso comprarmi un Difatti, gioiello in si meno, si ma sulla qualità adesso, sì. più che la quantità. E la crisi esalta appunto quel discorso qua. Se e lavori bene, la crisi non la senti. Giusy? Cosa dici di questo pane sospeso? Beh, assolutamente l'occasione per condividere con gli altri la qualità di un prodotto che non tutti magari possono permettersi, soprattutto magari le famiglie che vivono una situazione critica quando manca il lavoro, quando manca una possibilità finanziaria. Ecco, questo bene, sì, assolutamente. Bene. Paolo? No,
Vorrei sottolineare che Maurizio ha capito benissimo il funzionamento, ma non lo mette bene in pratica, perché io prima ho preso il caffè qua fuori dal bar di RTV e mi ha detto: guarda che c'è un caffè in sospeso, devi pagare anche quello di Maurizio. Ah, sì, non funziona così, eh. È il contrario, è il contrario. Contrario. Esattamente il contrario. Non si fa così, hai ragione. Grazie Paolo di avermi rovinato per le centinaia di persone che rovinato la reputazione. Rovinato la reputazione in un attimo, Valentina, sono lo stato. Sono frecciatine queste qua, sono frecciatine per la sfida fazzoletto. Sì, ci stiamo portando avanti. Questa cosa, c'è sì, questa sfida fazzoletto che mi sta uccidendo. No. Allora, torniamo a inquadrare un attimino, chiedo l'ultimo regalo alla regia, il tavolino. Italo, illustraci cosa c'è sul tavolino. Niente, sul tavolino, come dicevo prima, ci sono le colombe fatte da me artigianali, con i vari gusti, i biscotti... La Paradiso che è bellissima. La Paradiso, sì, la Paradiso fatta con uova, burro, zucchero e... E tanta passione. È tanta passione. Ragazze, cosa c'è lì sul tavolino vostro invece? Ragazze, cosa vedo lì? C'è un gioiello, una collana, una lunga collana fatta in pelle di bicicletta, camera d'aria, un anello ricavato anche questo da un bottone molto particolare, poi non vedo lì. C'è un'altra camera d'aria, vedo. Un'altra collana fatta con la camera d'aria. Con la bicicletta stiamo facendo parecchi oggetti, devo dire. Ho visto anche prima, mi facevate vedere quella con la catena. Perché dalla bicicletta, tornando ai ciccioli di prima, non si butta via nulla, come del maiale. E quindi fiera. Anche con la catena avete fatto un bellissimo anche gioiello. Con la catena si riescono a fare tante cose. E poi la camera d'aria sta bene, anche abbinata magari a perle, piuttosto che non a pietre preziose. La camera d'aria sta molto bene in... Questo che è un contrasto, se vuoi, ma un contrasto interessante. Quindi anche per sfilate particolari, oltre che quella che avete fatto. Nella sfilata di sabato abbiamo usato molta seta. Seta? Esatto, molta seta. Con questi gioielli, appunto, creando questo contrasto molto forte e è stato molto apprezzato. Sì, molto, molto apprezzato. Ragazzi, un saluto, mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, quindi l'ho intitolata Imprenditori Coraggiosi, Artigiani e Imprenditori Coraggiosi. Qui abbiamo avuto un esempio. Il coraggio da quattro generazioni, il coraggio 2.0 delle ragazze, ma voglio ricordare dove siete a Cremona, ragazzi, Isabella. Siamo in via Mantova 101 a Cremona, vicino alla Casa di Cura San Camillo. Vicino alla Casa di Cura, sì. Lì sull'angolo? Sull'angolo. Quindi aspettiamo a assaggiare le colombe, Italo? Sì, ho già iniziato, quindi devo pur vedere qualcuno. Quante ne farà, Italo, più o meno? Che budget l'anno hai, scorso sono riuscito a farne 650. 650 colombe? Colombe, non sono sì. Poche. Panettoni, sono... infatti, molti di più. Panettoni l'anno scorso 1120, un mese e mezzo di tutti i giorni lì. Tutti i giorni, tutti i letto giorni. Panettone, letto, panettone. Praticamente a volte sbaglio. Vedevi panettoni. Panettoni e colombe. Però la soddisfazione è ancora adesso. Ieri è venuto un cliente che fa meno male che hai fatto le colombe, perché purtroppo i panettoni non ci sono, ma almeno... Ho la colomba e comincio... in famiglia. È un cliente che costantemente viene 3-4 volte alla settimana, perché in un giorno le fa fuori, le mangia. È un ragazzo molto attivo. Una tavola. Fetta tira l'altra. Ragazze, dove siete voi invece? Via San Faustino 27B. Qualcuno che vuole vedere il vostro sito? Sì, allora potete trovarci digitando Kaba Made in Upcycling. Abbiamo un sito internet, siamo su Instagram, su Twitter, su Facebook. Kaba Made in Upcycling. Ottimo, siamo ottimo dappertutto. Perché è fatto di fotografie. Sì, esatto. Sì, sì. Hashtag molto importanti da usare. Hashtag, sì, sì. Qual è l'hashtag? L'hashtag è quel segnetto che viene messo prima. Brava. E permette di fare diventare un link attivo. Il cancelletto. La Valentina maestra sugli hashtag. Valentina maestra. Gli hashtag sono il futuro. Sono il futuro che permettono di vendere tutta questa sì, cosa. Sì, sì, assolutamente. Perché sì, siamo tutto una finalizzato alla visual. Vendita. Esatto. Giusy, il sito è anche Paolo, perché un po' quando lo ricordiamo... Beh sì, infatti, volevo dire, noi invece ci potete trovare nel nostro ufficio a Cremona, in via Antiche Fornace 31... Il numero di telefono è 0372 24 05. Il nostro sito internet è www.yoursolution-solution.it e per qualsiasi cosa, informazioni e approfondimenti su tutto quello che riguarda la protezione e la tutela del patrimonio. Salutiamo Paolo. www.financialclub.it. Siamo in via Borgo Pietro Viura 89. Vorrei ringraziarti. Nuovi uffici però, né? Nuovi uffici. Complimenti Paolo. E vorrei ringraziarti Maurizio, perché facciamo grazie a te, perché
No. Il merito di questa trasmissione degli ospiti, di Maurizio e di Giusy, facciamo sempre delle bellissime trasmissioni che anche a casa ci dicono che trasmettono tanto. Quindi, grazie. Lasciamo Maurizio. Subito la parola a Valentina che chiude la trasmissione e ci lancia. Ci vediamo mercoledì prossimo, 21:45, sempre qui su Rete Brescia. Grazie a tutti, buona serata.